che è stato una persona che ci è stata al fianco. Ecco, abbiamo bisogno di una politica che sia al fianco dei cittadini. Una politica che abbia il coraggio di metterci la faccia e di andare in mezzo alla gente anche quando ci sono problemi, per raccontare come stanno le cose, come ha fatto anche oggi con le persone. Ecco, abbiamo bisogno del suo sostegno e quindi le lascio la parola. Grazie davvero per questa presenza, grazie per questa calorosa accoglienza, grazie davvero. Grazie. Grazie, grazie. E ci conforta questo atteggiamento, questa attenzione, questa riconoscenza. È importante anche, direi, per un aspetto che riguarda un po' la collettività. Un po' tutti quanti dimostrate di avere memoria collettiva di quel che è stato. Questo è bello, perché una società che perde la memoria collettiva, secondo me, non va da nessuna parte. Si nota quasi una discrasia, una differenza tra voi che continuate a ringraziarmi, a ringraziare anche il Movimento 5 Stelle per quello che è stato fatto durante la pandemia, per le azioni coraggiose, determinate, che le misure che sono state assunte durante la pandemia, e invece un poco quello che è il dibattito pubblico, parlo dei giornali, dei mezzi di informazione, che tende a rimuovere quel che è stato. Che non è positivo, ma non perché io sono qui a prendere un applauso, non sono venuto qui per ricevere il vostro gesto di conoscenza, dico soltanto che il, come diceva un grande scrittore, il futuro ha un cuore antico e se tu perdi memoria non riesci neppure a progettare il tuo futuro. Però dico con la stessa franchezza che non possiamo fermarci al passato, non possiamo fermarci con uno sguardo rivolto al passato, abbiamo il dovere cercare di capire il momento che stiamo vivendo e proiettare la nostra visione al futuro. Lo dobbiamo a noi stessi per tutto quello che abbiamo sofferto, lo dobbiamo per i nostri figli, i nostri nipoti, le nuove generazioni. E allora cerchiamo un attimo di interpretare insieme il momento che stiamo vivendo, va bene? Al di là della scadenza elettorale, su cui poi arriverò dopo, perché è chiaro che c'è una scadenza elettorale e quindi questo poi ci impone anche una riflessione più specifica per quanto riguarda il futuro di questa comunità. Ma partiamo un attimo dal momento che stiamo vivendo. Io provo un attimo a riassumere, a offrirvi una chiave di interpretazione. Il momento che stiamo vivendo innanzitutto è un momento ancora difficile, complicato. Dobbiamo uscire ancora da questa pandemia. Non siamo ancora in sicurezza. Di qui ulteriori sacrifici che alcuni stentano ancora a comprendere. Capisco che non sia bello per chi vorrebbe sottrarsi al vaccino, al tampone, il vincolo del Green Pass per presentarsi al luogo di lavoro. Io vi parlo molto francamente. Poco fa siamo stati al porto,
ho incontrato una delegazione di portuali, lavoratori portuali, che mi hanno espresso questa perplessità. In tutta franchezza ho detto a loro come la penso, perché le mie posizioni sono anche quelle pubbliche e sono molto chiare sul punto. Insieme è una posizione che il Movimento 5 Stelle esprime pubblicamente. Abbiamo fatto tanti sacrifici. L'unico strumento per uscire da questa pandemia, per far ripartire l'economia, per non compromettere nuove ondate pandemiche che ci costringerebbero a ritornare, a ripiombare nel passato delle misure restrittive, è il Green Pass, cioè il completamento del piano vaccinale, più esattamente. Il vaccino è l'unico strumento a portata di mano che ci consente di uscire, di fare l'ultimo passaggio, di compiere, percorrere l'ultimo miglio. Quindi qualcuno dice: ma io voglio conservare la libertà. Ma guardate che noi la libertà l'abbiamo assicurata, perché ricorderete, durante il mio governo abbiamo deliberatamente deciso di affidare la campagna vaccinale alle scelte spontanee. Ovviamente l'abbiamo fatto perché abbiamo puntato molto sul senso di responsabilità. È chiaro che se nessuno l'avesse fatto, pochi l'avessero fatto, saremmo stati costretti a ricorrere all'obbligo vaccinale. E non è vero che è incostituzionale, perché la nostra Costituzione prevede la possibilità con legge che quando ci sia la necessità di una sicurezza sociale, di una protezione sociale, prevede anche trattamenti sanitari obbligatori. Allora, la campagna vaccinale è andata molto bene. Ancora una volta, voi, questa comunità nazionale che mi ha reso orgogliosissimo di rappresentarla nel mondo, voi siete stati all'altezza della sfida, perché vi siete sottoposti spontaneamente. La stragrande maggioranza adesso della popolazione italiana è vaccinata e quindi può esibire anche il Green Pass. Però attenzione, se non raggiungiamo quella soglia ulteriore, quell'ultimo miglio, rischiamo di ripiombare nelle nuove ondate. Ecco, allora, per evitare l'obbligo vaccinale, anche perché io ho detto pubblicamente, l'obbligo vaccinale è un'estrema razza, noi dobbiamo fidare un senso di responsabilità, binomio libertà e responsabilità, quindi continuiamo ad affidarci a questo. Però è chiaro che dobbiamo fare un salto in più, e allora Green Pass. La logica del Green Pass è la logica di chi ti dice, dello Stato che ti dice: guarda, io rispetto la tua libertà, se hai la possibilità, sei così fortunato da poter vivere in campagna, in montagna, isolato, se puoi sottrarti a luoghi affollati, io non ti chiedo nulla, benissimo. Però se vuoi frequentare luoghi in cui c'è contatto, promiscuità, in cui c'è, quindi, luoghi di lavoro, vuoi entrare in un cinema, in un teatro, a questo punto tu che non sei vaccinato, io ti devo chiedere uno sforzo ulteriore, o te ne stai a casa o esibisci il Green Pass. Ecco, di qui questa logica del Green Pass. Peraltro noi, io sono stato il primo a dire: attenzione, se si impone il Green Pass ai luoghi di lavoro, diritto alla conservazione del posto di lavoro, cioè, perché il diritto di lavoro è costituzionalmente tutelato. Però non puoi neppure pretendere che siamo, lo Stato può arrivare in questo patto sociale, lo Stato può arrivare sino al limite che ti consente di stare a casa, ma non puoi pretendere di andare nel luogo di lavoro senza Green Pass. A questo punto ti devi vaccinare o fare il tampone. Questo è un po' lo sforzo ulteriore, perché ricordiamoci, la libertà individuale è sacrosanta, ma deve finire laddove incrocia la soglia, la sfera di pericolo dell'altra persona, degli altri individui.
concezione diversa.